Salve ragazzi, buongiorno. Continuiamo le nostre lezioni sui polinomi. Questa sarà una delle ultime, ne faremo forse un'altra riassuntiva. È molto importante perché ci permetterà di vedere alcune regole, alcune procedure e alcune operazioni che dovrete sapere molto bene. Parliamo sempre di moltiplicazioni di polinomi. Come sapete, dovete avere il libro, pagina 137, 136, 137, e poi vi invierò questo materiale su cui sto lavorando. Siete stati bravi nei compiti che mi avete mandato, quasi tutti me li avete mandati, e mi pare che abbiate capito la moltiplicazione di un monomio per un polinomio. A questo punto andiamo un pochettino avanti. Non faremo tantissimo esercizio su questo perché mi basta che voi capiate il meccanismo, che è importante. Faremo la moltiplicazione di due polinomi tra di loro. È lo stesso meccanismo della moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Semplicemente al posto di avere un monomio e un polinomio abbiamo due polinomi che si moltiplicano tra loro. In questo caso, ad esempio, abbiamo due binomi. Binomi perché sono polinomi composti da due monomi. Il primo polinomio è formato da 2a più 3b, il secondo polinomio è formato da meno 4a più 2c. Cosa devo fare? Devo moltiplicare ciascun monomio di ciascun polinomio per i monomi dell'altro polinomio. Semplicemente qui non bisogna confondersi, non bisogna confondersi moltiplicando qualcosa che si è già moltiplicato e non bisogna confondersi semplicemente con i segni. Allora, esempio, primo monomio del primo polinomio più 2a lo devo moltiplicare sia per meno 4a che per più 2c, quindi più 2a per meno 4a e poi più 2a per più 2c. Secondo monomio del primo polinomio più 3b lo devo moltiplicare sia per meno 4a che per più 2c, quindi più 3b per meno 4a e più 3b per più 2c. Attenzione, non ho messo segni diversi se non quelli propri dei miei monomi. Secondo me è più comodo così, voi sapete che tutta questa poi è un'addizione algebrica, va bene? Più comodo così perché semplicemente tenete praticamente qui davanti a questo monomio il segno che ha il monomio. Se qui ci dovesse essere un meno, tenete il vostro meno, se questo fosse stato meno 2a. Allora, vediamo cosa viene. Più 2a per meno 4a più per meno meno, 2 per 4, 8, a per a alla seconda. Seconda moltiplicazione, più 2a per più 2c, più per più, 2 per 2 è 4, a si moltiplica con niente, con 1 per cui rimane a, e c altrettanto rimane c. Più 3b per meno 4a, più per meno, meno, 3 per 4, 12, a rimane a, b per b. Più 3b per più 2c, più per più, 3 per 2, 6, bc. Okay? A questo punto noi abbiamo eseguito la moltiplicazione di due polinomi. Cosa succede qua? Non succede niente, nel senso che in questo momento questo è il nostro risultato, non possiamo fare nient'altro. Vedete che l'addizione algebrica non possiamo farla perché non ci sono monomi simili. In caso a questo punto saltassero fuori, cosa molto probabile, dei monomi simili, possiamo addizionarli ovviamente con la regola dell'addizione algebrica. Allora, questo per vedere un caso molto molto importante. Non, ripeto, non ci soffermeremo tantissimo, però secondo me è importante che sappiate cosa sono i prodotti notevoli. Prodotti notevoli che sono semplicemente delle moltiplicazioni tra polinomi. Moltiplicazioni che in realtà sono anche a volte delle potenze di polinomi. Ad esempio, se io faccio a più b per a più b, ho fatto la stessa cosa di prima, cioè moltiplico tra di loro due binomi, va bene? Ma a più b per a più b è come dire a più b al quadrato, siamo d'accordo? Ho fatto il quadrato di questo binomio, perché l'ho moltiplicato per se stesso. Allora, vediamo che cosa viene. Questo è il prodotto notevole che è importante, che è il quadrato
di un binomio. Per A e B ovviamente posso metterci quello che voglio. Cosa avviene? Proviamo a farlo. A per A alla seconda. A per B a B. Secondo monomio del primo polinomio, B per A, lo metto sempre in ordine alfabetico, a B, B per B, B alla seconda. Allora che cosa avverrà? A questo punto sì che mi sono saltati fuori due monomi simili che posso addizionare tra di loro, più AB che fa più 2AB. Quindi quando io vedrò il quadrato di un binomio, anche senza fare nessun calcolo, saprò che il risultato è il quadrato del primo monomio, più il quadrato del secondo monomio, più due volte il doppio prodotto del primo per il secondo monomio. Ok? Detto così forse è un pochettino complicato, ma è esattamente quello che c'è scritto qui. Quadrato del primo monomio, quadrato del secondo monomio, doppio prodotto 2. Per, quindi doppio prodotto 2 per il prodotto del primo per il secondo monomio. Va bene? Secondo me questo prodotto notevole è molto più pratico e intuitivo vederlo secondo, mi metto qua un attimo, anzi qua. Allora, è molto più pratico se noi andiamo a pagina 137, sì, e lo vediamo sotto forma geometrica. Guardate qua, ricordatevi che quando noi parliamo di fare il quadrato, parliamo sempre di fare la superficie di un quadrato, va bene? Che ha quella cosa per lato, che io chiamo binomio, che chiamo un numero, qualsiasi cosa. Comunque sto facendo la superficie di un quadrato, l'area di un quadrato. Allora, il mio quadrato che lato ha? Ha lato A più B. Esattamente il mio binomio, ok? Voglio fare la superficie di questo quadrato che ha un lato composto da A più B. Cosa avverrà? Vedete che tutti i lati sono A più B, A più B, A più B. Quindi io traccio questi segmenti che mi congiungono questi miei segmentini da cui è composto il lato del mio quadrato e che cosa vedo? Che la superficie di tutto questo quadrato grande, cioè a più b al quadrato, è uguale a che cosa? Alla superficie di questo quadrato che ha per lato a, quindi il quadrato di a, più la superficie di questo quadrato che ha per lato b, quindi b al quadrato, e poi che cosa trovo? Trovo due rettangoli che hanno per lato che cosa? A e b, due rettangoli uguali che hanno le stesse dimensioni, quindi due volte l'area di questi rettangoli, cioè A per B. E quindi ho trovato la mia formula. Va bene? Secondo me questo è molto più efficace da capire che non semplicemente il calcolo numerico. Adesso vediamo un pochettino di fare un pochettino di esercizi, ad esempio qua. Non volevo in realtà fare questo, ma volevo farvi semplicemente adesso un esercizio sulla moltiplicazione di polinomi, così torniamo un attimino indietro. Guardate, andate a pagina 135, ecco qua, anzi 136. Ok, allora, moltiplicazione date, riduci gli eventuali termini simili. Cosa vuol dire? Che dopo aver eseguito queste moltiplicazioni, esempio questa moltiplicazione tra sempre due binomi, ad esempio meno 5a più b che moltiplica a meno 2b. Allora cosa dovrò fare? Dovrò moltiplicare meno 5a sia per a che per meno 2b, ok? E poi moltiplico più b sia per a che per meno 2b, va bene? Allora, quando avete fatto le moltiplicazioni, anche qua, controllate se ci sono dei termini simili. Termini simili vuol dire monomi simili. Nel qual caso fate l'addizione algebrica. Bene? Stessa cosa nel caso ovviamente che ci siano delle frazioni. Bene?
Io mi fermerei qua perché è importante semplicemente che voi capiate questo meccanismo, e che impariate, questo sì, la formula del primo prodotto notevole, cioè il quadrato di un binomio. Che cosa viene? Capite bene che se voi sapete questa formula qui, in realtà non vi serve neanche calcolarlo. Fate già direttamente quadrato del primo, quadrato del secondo, doppio prodotto del primo per il secondo. Esempio, guardate qua. Facciamo questo esercizio. Ecco, 7a più 2b che moltiplica, no, facciamo qualcosa con il più, non c'è. Eccolo qua, scusate. Allora, esempio, x più 4y al quadrato. Proviamo ad applicare subito questa formula. Cosa vuol dire? Quadrato del primo monomio, x. X è il primo monomio, facciamo il quadrato, x alla seconda. Doppio prodotto del primo monomio per il secondo. Cosa vuol dire? Che moltiplico 2 per x per 4y. Che cosa verrà? 2 per 4, 8, xy. Quindi questo termine è 8xy. E poi il quadrato del secondo monomio, 4y al quadrato fa 16y al quadrato. Ok? Quindi provate a fare queste cose. Ultimissima cosa, poi vi lascio perché abbiamo fatto un pochettino di cose che voi riguardate bene. Proviamo a fare a meno b al quadrato. Prima avevamo fatto a più b. A meno b al quadrato è uguale a a meno b per a meno b, questo binomio per se stesso. Cosa verrà? A per a al quadrato, a per meno b, meno ab, meno b per a meno ab, meno b per meno b, meno per meno più, ok? Più b al quadrato, va bene? Un quadrato di un numero negativo è sempre positivo. Cosa viene? Ci sono ancora due termini simili, due monomi simili, meno ab che fa meno 2ab. Allora posso riassumere in generale la formuletta, diciamo, del quadrato del binomio con a più o meno b al quadrato, che cosa sarà uguale? Quadrato del primo monomio più quadrato del primo monomio più o meno, a seconda che qui ci sia più o meno, il doppio prodotto del primo per il secondo. Ok? Quindi questa è la formula generale che dovete imparare. Riguardatevi un pochettino i passaggi. Comunque la cosa principale che dovete capire e memorizzare è moltiplicazione di polinomi. Moltiplico ciascun monomio del primo polinomio per ciascun monomio del secondo polinomio. Fine, ok? Senza fare confusione con i segni, mi raccomando. Ciao!